Buongiorno. Francesca, mi piace la relazione mista. Ci fai un po' una panoramica di quelli che sono i giocatori che magari hai recuperato, hai possibilità di schierare, di disponibilità, insomma, soprattutto fermiamoci sull'attacco. Allora, rispetto alla scorsa partita, abbiamo reintegrato in gruppo in maniera parziale Squarzoni e Montevago. Chiaramente Seghetti ha messo un po' di minuti in più nelle gambe nell'ultima partita, quindi sicuramente ha una condizione migliore rispetto alle ultime settimane, quindi è anche lui riarruolabile. E quindi ci siamo, dai, siamo un po' questi rientranti, gli altri Leo e Papesila, chiaramente, che sono quelli un po' insieme a Marconi, un po' più indietro, probabilmente nelle prossime settimane ricominceranno ad allenarsi con i compagni. Cioè, quindi Montevallo sarà convocato? Sì, convocato. Marconi no. Montevallo finisco, scusa Francesco, Montevallo convocato con possibilità di dare almeno qualche disponibilità. Sì, sicuramente tutti i calciatori convocati sono disponibili per prendere parte alla gara. Ora, quanto e come dipenderà da tanti fattori. Grazie. Prego. Ciao mister. Ciao, buonasera. La scorsa partita avete avuto, dal mio punto di vista, ovviamente un grande ordine, grande compattezza per una buona parte di gara. E quanto manca al Perugia per essere compatto in fase di non possesso e magari altrettanto poi piccante e incisivo in fase di possesso? Perché forse lì, tranne l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, forse è stata la parte meno buona della partita. Sì. Io credo che non è una questione di quanto, ma di chi manca. Nel senso che questa è una squadra costruita con quattro attaccanti, che erano Montevago, Silla, Marconi e Seghetti, e non abbiamo avuto praticamente nessuno, se non Seghetti gli ultimi 20 minuti, quindi è più una questione di caratteristiche degli attaccanti. Se cominciamo a rimettere dentro dei calciatori in grado di finalizzare quello che produciamo, allora il prodotto dovrebbe e deve cambiare, quindi credo sia quello una questione di rimettere in forma e di far rientrare i calciatori, e poi riusciremo a fare anche gol. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Riparto da questa considerazione. In Coppa Italia, quando diciamo, c'era una buona parte dei giocatori, il 4-2-2-1, il 4-3-2-1, soprattutto diciamo, i trequartisti dell'attacco erano praticamente la forza del Perugia. Quando ci sarà la possibilità di avere a disposizione, per quanto non si può sapere, ci sarà anche, si potrà rivedere qualcosa di quel Perugia che in qualche modo... Sì, assolutamente, l'obiettivo è quello. Noi abbiamo iniziato con quel tipo di idea lì, tutta la prima parte della stagione l'abbiamo fatta così. È chiaro che dal momento in cui poi non hai a disposizione tutti quegli attaccanti devi fare qualcosa di diverso, e quindi chiaramente ci siamo adattati poi a quella che era la contingenza del momento. Però sì, assolutamente possiamo provare a giocare in quel modo lì quando saremo al completo. Ciao, ti chiedo ciao. Appunto se la Lucchese, l'avversario che... diciamo ha un andamento diciamo quasi diametralmente opposto rispetto al Perugia, ha perso una sola partita, e ti chiedo appunto che avversario ti aspetti e che in generale che partita dobbiamo aspettarci, insomma. No, ma mi aspetto una squadra organizzata, una squadra verticale che sa portare una pressione forte sull'uomo e sa ripartire con tanti uomini, è una squadra che sa quello che deve fare. Ha vinto delle partite importanti, ma come dico sempre questo campionato è episodico e quindi chiaramente l'asticella dei punti viene spostata in base agli episodi. Ha vinto delle partite importanti con grande merito, però è come tutte le squadre di questo campionato una squadra che devi affrontare con grande attenzione, ma con la consapevolezza che se noi facciamo quello che dobbiamo fare possiamo anche noi metterli e dobbiamo in grande difficoltà. No, non è pressione, la vittoria la devi ricercare in tutte le partite, quindi non è una questione di pressione, è una questione di raccogliere ciò che si merita, e noi credo che nelle ultime partite meritavamo sicuramente di raccogliere qualcosa in più, e quindi questa è una forza che ci deve spronare ad andare a tutti i costi alla caccia della vittoria. La domanda che ti faccio secca, il Perugia è una coperta corta, mi spiego, con la difesa 4 c'è la possibilità di arrivare alla conclusione come abbiamo visto all'inizio, io parlo della partita di domani, o altrimenti il Perugia dovrà arrivarci gradualmente a questo tipo di
Ti dico no, non credo che adesso siamo una coperta corta questa settimana. Se me l'avessi fatta una settimana fa ti avrei detto di sì, questa settimana ti dico di no, perché con grande sacrificio abbiamo aspettato tanti giocatori che adesso stanno un po' meglio e quindi credo che adesso ho delle soluzioni diverse rispetto all'ultima settimana. Sì. In Coppa Italia Seghetti dietro la prima punta, sì, che era in quel caso Montevago, secondo me, posso sbagliarmi, è stata una delle migliori versioni di Seghetti che si è visto dall'anno scorso. Sì. Condividi, può essere un sì. Che avete in cantiere anche? Sì, assolutamente. Noi avevamo in cantiere di giocare con le due punte, è quello che abbiamo fatto i primi due turni di Coppa Italia con Latina e Pineto, e già purtroppo dalla prima partita di campionato non abbiamo potuto fare questo. Quindi sì, assolutamente, Alessandro è un calciatore che si integra alla perfezione con un altro attaccante, ma così come anche la coppia Montevago-Silla nel 3-0 in casa con la Spal aveva dimostrato che con le due punte noi avevamo il nostro potenziale di fuoco maggiore, quindi sì, assolutamente, e dobbiamo aspettare, dobbiamo riuscire a recuperare tutti e poi sicuramente riusciremo a rivederli in campo insieme. Lì faceva anche un po', vero, da pendolo Seghetti, sì, tra sì. Tre quarti. Ma sì, perché è un calciatore che vive negli spazi liberi, un calciatore che non deve avere ruoli definiti quando attacca, deve attaccare lo spazio con forza, deve ricercarsi il suo spazio, quindi quando ha un compagno di reparto che ti fissa e ti mantiene lì la linea, lui può svariare su tutto il fronte, quindi sì, assolutamente si esalta in questo modo qui. Essere riproposto con un avversario che gioca con un centrocampo a 5 oppure si può voltare anche qualcosa di differente? Parlo non no, oggi, ma no, su questo ti rispondo con grandissima serenità. Giunti in questo momento è inamovibile, non si può togliere dal campo un ragazzo che vive la partita con questa voglia, questo cuore e questa forza. È uno dei nostri giovani che oggi rappresenta appieno quello che è il nostro progetto, il nostro percorso. E quindi non si può pensare di fare a meno di lui perché, per quello che ci sta dando a centrocampo. Poi, in relazione a questa partita, se riproponiamo un centrocampo a 3, a 2, a 4 o a 5, dipende chiaramente dall'avversario, ma lui sicuramente è un elemento imprescindibile in questo momento. Arrivano... Vai, Franco, tranquillo, vai. Due partite in casa. Sì. Cosa rappresenta? Un'occasione da sfruttare a tutti i costi, è un qualcosa che genera maggiore magari anche responsabilità o maggiore ansia, se tu guardi a questo termine? No, ansia no, senso di responsabilità sì, la volontà di regalare la vittoria ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto sempre, perché noi è forte e vivo il ricordo dell'applauso dopo la partita contro il Rimini che ci ha dato grande forza, perché sappiamo che loro sono dalla parte della squadra e dei ragazzi. E quindi assolutamente noi vogliamo regalare una gioia a questi tifosi che la meritano, ma soprattutto la meritano anche i ragazzi, perché stanno dando tutto in settimana e sanno che questa è la possibilità concreta di poter riprendere in mano il campionato. Ci provo, vai. Tanto giochiamo un po' sulle percentuali, se dovessi dare una percentuale di Montevago in campo dall'inizio... È un giochino pericoloso questo, che nel prepartita è difficile fare. Non c'è una percentuale, io vi dico soltanto che Daniele, abbiamo provato più volte a farlo rientrare in queste settimane, ma è chiaro che il decorso rispetto al brutto infortunio che aveva ricevuto ormai un mese fa ci ha frenato. Quello che vi posso dire è che la voglia del ragazzo da 1 a 10 è 100, e questo vi basta a far capire quanto lui possa avere voglia di entrare e di dare tutto. Quanto, tra oggi e domani lo decidiamo. Posto.